Tarno per un corso di nuoto nella piscina comunale organizzato dalla WISP, rivolto inizialmente a sole donne musulmane. Abbiamo in studio proprio il presidente della WISP Firenze, Marco Ceccantini. Qual è l'idea che era alla base di questo corso che avete proposto? In realtà noi non l'abbiamo proposto, ci è stato richiesto da questo gruppo di donne che si sono presentate alla piscina comunale di Figline Valdarno ed hanno chiesto la possibilità di fare nuoto, perché non sanno nuotare e volevano approcciarsi a questa pratica. Noi abbiamo risposto affermativamente, poi ci hanno chiesto se era possibile avere uno spazio al femminile e disponibile anche alla presenza di altre donne di religione diversa, e quindi noi abbiamo messo a disposizione uno spazio. Uno spazio che peraltro non era utilizzato per altre attività, perché la piscina generalmente a Figline Valdarno apre alle 11 di mattina, e quindi abbiamo organizzato alle 8.30 fino alle 9.30 il martedì mattina uno spazio. Questa è stata però un'iniziativa che ha fatto discutere sicuramente. Lega e Fratelli d'Italia hanno parlato di ghettizzazione delle donne musulmane, ci sono stati anche parlamentari che hanno annunciato interrogazioni proprio parlamentari su questa vicenda. Ecco, cosa rispondete a queste forze politiche? Ma intanto non credevo che dovesse essere un'attività da politicizzare, perché il diritto allo sport per tutti che noi professiamo, anche in questo caso, è un diritto che queste donne avevano. E dico anche che queste donne, se non gli diamo la possibilità di fare delle attività, in questo caso sportive, con i canoni che loro richiedono, probabilmente stanno chiuse in casa e non si integrano mai. Quindi noi abbiamo pensato di mettere a disposizione un meccanismo attraverso lo sport che possa portare... Quindi il corso si farà? Il corso è già iniziato ieri. Perfetto, grazie a Marco Ceccantini per essere stato con noi. Adesso